Oggi siamo con Luca Crovi. Si parla a Milano di un romanzo che si intitola L'ombra del campione, ma se ne parla tanto a Milano, Beh, se ne perché? parla tanto perché l'ombra di quel campione è l'ombra di Giuseppe Meazza, che è l'uomo che ha cambiato le regole del calcio a Milano e che ha cambiato le regole dell'Ambrosiana dell'epoca, che era l'Inter dell'epoca. Un Inter che venne censurato, gli tolsero le magliette nerazzurre per mettergli quelle bianche con la croce di San Giorgio, e un giocatore che giocava in mezzo alla nebbia davanti al carcere di San Vittore. Quali sono i misteri di Meazza che sono rimasti misteri nella mia storia, ma anche nella realtà? E che cosa succedeva in quella Milano del 1928, dove cambiò il sistema di polizia a causa di una bomba messa davanti alla Fiera Campionaria pochi minuti dopo il passaggio di Vittorio Emanuele? E perché di quella strage nessuno parla più? Perché a quei morti, ai quali fu dedicato un grande funerale civile che bloccò la città per 2 giorni interi, non è stata data una spiegazione? Perché quelle vittime non sanno chi erano i responsabili di quella bomba. Furono i fascisti? Furono gli antifascisti? Fu, come pensavano i fascisti, il fratello di Ignazio Silone a mettere quella bomba? Leggendo il libro scoprirete anche questo, ma soprattutto viaggerete nella mia città attraverso una lingua speciale che è il milanese dell'epoca, attraverso anche i ricordi della mia bisnonna e attraverso una Milano che ha mantenuto delle caratteristiche particolari anche a distanza di anni. Forse grazie all'ultima Expo possiamo finalmente di nuovo girarla come la si girava nel 1928, un anno in cui alla Scala, a dirigere la musica, c'era un personaggio come Toscanini che faceva in modo che i fascisti da quelle porte non entrassero e non cantassero certi inni che forse non c'entravano niente con la musica. Hai vinto un premio importante a Seregno. Ho vinto il premio Casella, Ma perché dentro nel libro io racconto come la mia nonna faceva la Casella e soprattutto racconto perché il dottor Andrea Vitali, in quel di Bellano, la Casella non la può più mangiare, perché in realtà durante i suoi studi universitari fu costretto a cercare un cranio particolare perché doveva studiare i nervi encefalici. Peccato che per farlo andò nell'ossario del cimitero di Bellano. E accanto all'ossario c'era la casa del Becchino, dove la moglie del Becchino cucinava la cassola. Immaginatevi il dottor Vitali in mezzo ai cadaveri e ai crani che sentiva il profumo della cassola. Ancora oggi non la mangia. Ma tu la mangi ancora? A me piace un sacco.